Ed ora a Tropea esce Adolfo Repice, rientra Gaetano Vallone che al primo consiglio comunale formalizza le linee guida del programma di maggioranza della nuova giunta. A Tropea si consuma dunque il ribaltone e già si annuncia battaglia soprattutto sulla gestione del porto turistico. Il servizio del nostro inviato Pietro Melia. Chi si aspettava scintille è rimasto ampiamente deluso. Il sindaco Gaetano Vallone, rimesso in sella dal Consiglio di Stato, ed il suo predecessore Adolfo Repice, licenziato a causa di un solo voto di preferenza, si sfidano sul terreno dei programmi, tra loro naturalmente antitetici, centrale e vitale, se vogliamo, per il futuro della città, indubitabilmente in chiave turistica, la questione del porto, ma con beneaugurante savoir-faire. Si vedrà in seguito se il clima polemico ma sereno, riscontrato alla prima seduta ufficiale del nuovo Consiglio Comunale e dalla ripresa di quella che forse con un po' d'enfasi è stata definita la stagione valloniana, produrrà risultati positivi per la comunità. Che città trova dopo questo reintegro? Una città distrutta, completamente distrutta. Ci siamo già rimboccate le maniche proprio per cercare di porre un punto fermo rispetto al passato e iniziare il lavoro, continuare anzi il lavoro che ho intrapreso fin dal 1993 fino al 2005. Vallone dice di aver ereditato una città distrutta, ma distrutta da chi? Da lui che ha governato questo paese per 20 anni, direttamente o indirettamente. Io ho trovato un paese fermo a 20 anni fa, con nessuna idea nuova, nessuna idea di sviluppo, cioè, e questo è un paese fermo al 1993.